Fascia lunga, almeno due pad, a cosa ci servono agli addominali? Andiamo a scoprire insieme come stimolare al meglio i nostri addominali attivando anche il trasverso, sfruttando la fascia lunga e i due pad da posizionare in zona alta addome. Sfruttiamo come elettrostimolatore il TESMED 830 Max, doppio canale di lavoro e programma consigliato 76 oppure 56, ottimi per tonificare appunto i nostri addominali. Ma andiamoci a vedere le immagini, a capire come farlo al meglio e prima però iscriviti a www.fitnesstv. Prima cosa da fare è impostare correttamente gli elettrodi, quindi posizionare la fascia altezza dell'ombelico e raggiungere il fianco dopo averla ben stesa. I quadratini li metto in maniera simmetrica perché io ho i muscoli un pochino asimmetrici, altrimenti portali perfettamente in asse. Una volta scelto il programma, non ti rimane che alzare il livello giocando un po' con le freccette fino a portarlo all'intensità giusta. Scelta ovviamente soggettiva perché poi ognuno di noi ha il suo punto di resistenza e sopportazione. Poi goditi il trattamento. Considera sempre il fatto che un trattamento per gli addominali dura intorno ai 20-30 minuti. È bene non esagerare e rispettare le consegne del manuale. Sul sito www.fitness.com troverai delle tabelle di lavoro da poter seguire per sviluppare al meglio i tuoi addominali. Non ti resta che iscriverti al canale, scendere in descrizione per provare uno dei fantastici prodotti TESMED. Ciao e buona elettrostimolazione dal vostro coach Fabrizio Ferri.